Siamo con Urs Fögli al termine della settima edizione del Festival della Letteratura Mediterranea. Il primo conduce da presidente dell'Associazione Mediterraneo Cultura, ma un festival che ha toccato un tema delicatissimo ancora una volta, molto attuale, e che è riuscito a toccare i vari aspetti dell'adolescenza disseminati su tutto il territorio del Mediterraneo. Un bilancio, diciamo, a caldo della fine del festival. Il bilancio è sicuramente più che positivo. Anche quest'anno siamo riusciti a far conoscere autori meno conosciuti o addirittura sconosciuti qui, e farli arrivare qui, parlare, incontrare con le persone, dare la possibilità a un lettore di fare una domanda o durante l'evento oppure anche dopo. Cioè, c'è sempre questa possibilità di incontrare questi autori tante volte per strada, per l'uscita, e questo sicuramente è un fatto molto particolare, molto bello, come attestano anche tutti gli autori che sono qui presenti. Loro rimangono affascinati della bellezza e della ospitalità di Lucera. Infatti forse il valore, anzi sicuramente il valore aggiunto di questo festival è la capacità di riuscire a mettere in contatto diretto lettore e scrittore. La novità di quest'anno invece è il fatto che sia stata possibile introdurre un incontro, diciamo, più tecnico che letterario, con la presenza del professor Massimo Resti, che è primario di pediatria all'ospedale Meyer di Firenze. Sicuramente è un incontro che è stato un ulteriore valore aggiunto per questa edizione. Sì, sicuramente, sì. Abbiamo provato quest'anno con il dottor Resti, che non è a caso, è lui, è un amico, una persona che ci segue dalla seconda edizione, un grande lettore che conosce bene il festival. Con lui è nato anche in fondo l'anno scorso l'idea di affrontare questo tema, e stamattina è veramente stato molto molto bello, perché abbiamo potuto anche con lui fare un dialogo aperto, un incontro molto interessante, penso per chiunque ha potuto partecipare. Questa che è la settima edizione, adesso in un certo senso scherzando avevamo già detto in un'altra occasione, è superata la crisi del settimo anno. Come consuetudine noi alla fine dell'intervista di bilancio di fine anno chiediamo già delle anticipazioni, se sono possibili, per il tema dell'anno prossimo. No, sul tema no, possono dire che, ed è appunto, fa sempre parte di questa magia, abbiamo parlato con tutti gli autori ci hanno dato suggerimenti, cioè gli autori compresi chi li ha presentati. Abbiamo molti spunti interessanti, nuovi contatti, siamo molto carichi, cioè questo è bellissimo, penso tutti quanti abbiamo nuova carica, energia per fare una nuova edizione.